Ciao bella gente, come va? Giuro che oggi non faccio il coglione, eh? Solo un pochettino all'inizio, va bene? Adesso vi farò vedere più o meno come ho montato il pannello solare, ci può riuscire chiunque, comunque penso che sia una bella cosa perché magari quando vai in giro ti chiedono anche dei bei soldini e noi soldini ce li teniamo noi, va bene? Beh, ecco ragazzi, qui potete vedere la colla che ho comprato ed è colla nautica, non risparmiate sulla colla, ci sono anche colle migliori. Questo qui è un policristallino da 100 watt, sembra che faccia molto bene il suo lavoro, 220 euro su internet con i classici che conoscete già. Gli ho messo la colla per due pannelli solari sicuramente, e comunque dovete, vedete qui i segni di pennarello. E anche qui, perché ho fatto dei segni come riferimento tutto intorno per avere la zona di incollaggio. Dovete pulire bene con qualsiasi prodotto che sgrassi bene, arrivare proprio a un buon livello di igiene. Poi carteggiare come se fosse, non so se qualcuno ha mai verniciato la bicicletta. Comunque dovete carteggiare alla grande nella zona, chiaramente solo le due strisce dove andrà appoggiato il pannello, quindi qui e qui. State un po' abbondanti che poi vi ci andate ad appiccicare sopra. Mettete abbondantemente, fate dei segni e mettete la colla abbondantemente, il silicone nautico, questo che era proprio di quelli che usano credo sugli yacht, quelle cose lì, quindi roba che con l'acqua, anche con l'acqua di mare, quindi non risparmiate sulla colla comunque. Molto importante, come vedete qui, queste due spine che sono il positivo e il negativo, fate bene attenzione, devono essere staccate. Il pannello solare sarà l'ultima cosa che monterete. Prima ho fatto dei fori semplicemente col trapano, no? E ho, come si dice, passato i cavi all'interno. Restate abbondanti, ma non troppo. Prendete cavi da fotovoltaico, dovrebbero avere tipo una doppia, adesso non ho la sezione del cavo per farvela vedere, comunque hanno una gomma doppia e fanno bene il loro lavoro, sicuramente sono un po' sovradimensionati, sono da 5 mm quadri, chi fa lavoretti di fai da te elettrico saprà cosa vuol dire 5 mm quadri. Qui potete vedere tranquillamente il passacavi che io ho messo al contrario, so che a livello aerodinamico doveva essere con questa parte di là, ma cosa volete? Io questo mezzo quando lo tiro a 80 all'ora è tanto. Mettete la colla, fate il foro, senza questo chiaramente la stessa procedura di carteggiare, pulire bene. Una volta che all'interno e all'esterno avete fatto tutte le misurazioni, mettete la colla quando avete passato i cavi, abbondante, sempre la colla nautica. Dopodiché mettete questo sigillante che è diventato duro come non so che cosa, mettete tutto il sigillante intorno e adesso andiamo a vedere l'interno come è stato fatto, sistemato. Molto semplicemente ho preso le misure per farlo passare qui all'interno, perdonate il brutto vizio di mangiare. Come vedete i due cavi del fotovoltaico sono lì, no? Fatti passare, ho messo silicone dappertutto, avevo le mani talmente appiccicose che guarda. Poi che cosa ho fatto? Ho fatto uscire fuori da questa parte il pannello solare. Questo è il pannello solare, l'ultima cosa che dovrete attaccare è il pannello solare, che va, come potete vedere, al centro. Lì c'è una chiara indicazione del pannello solare. Io ho attaccato, ho cablato tutto, poi ho lasciato le spine staccate. Come potete vedere, il cavo del pannello solare va lì, poi ho fatto partire questo marrone e blu e ho fatto passare attraverso gli armadi, poi bloccandolo con un pezzettino che vedete qui, molto si può recuperare dovunque, e avete il passaggio dei cavi verso le batterie. Ora vi faccio vedere dove sono. Fatto passare tutto all'interno di queste
piccole antine. Ho fatto un foro circa da 15 mm così, poi l'ho allargato tanto legno e poi ho fatto passare il tutto, come potete vedere, con una canalina riciclata. Gli ho fatto fare un giro, qui ci sono due cavi in più perché ho attaccato io una roba molto china, molto china, però questo qui ti tira fuori 3 USB per i cellulari, eventualmente con il suo bel pulsantino, come potete vedere, che si accende, si spegne, però questo non ha a che vedere col pannello solare. Qui sono passato di qui e sono arrivato qui. Da qui sono andato in cabina, come potete vedere sono venuto giù di qua con i cavi, in questo caso ne vedete 6, sempre per quel discorso là. Ho fatto fare un giro di sotto, poi sempre da questo portaoggetti abbastanza comodo sul centrale anche per passare dal camper, potrete vedere questi qui sono i cavi che arrivano per la batteria servizi. Questa qui è una PowerSafe, costa 400 euro nuova, sono batterie che fanno paura. Io l'ho pagata molto meno, come avevo detto nei primi video. Là dietro c'è l'inverter che è stato collegato con cavi cortissimi e praticamente a questo punto qua voi avete tutto il collegamento, batterie sempre cariche, no? Queste qui vanno ai servizi, questi cavi che io ho voluto, ogni cavo che vedete, questo qui rosso e marrone è il più, questo qui è il meno. Ho usato dei morsetti in rame, non so se si vede bene, comunque forse lo vedete sul negativo se fate uno zoom del video. Questa qui sembra che eroga energia tutta andare. Poi ho preso un bel pezzo di bottiglia e gli ho fatto una cover. Questa qui è una cover che ho fatto io, abbastanza semplice, forbice, 3 secondi è fatta. Un pezzo di scotch, io amo lo scotch. E voi avete fatto già un minimo di isolamento, avete tutto quello che per la batteria dei servizi vi serve. Poi qui vedrete partire altri due cavi che vanno a quel giochino con le 3 USB che vi ho fatto vedere per caricare i cell. Come potete vedere ho fatto passare 2 dei 4 cavi, li ho fatti passare molto semplicemente sotto questo tappetino qui che comunque è incollato, e qui sono andato a cercarmi un buco per arrivare sul motore molto semplicemente. Poi ho messo un po' di silicone anche lì. Questi sono i due cavi di prima che vedete continuare, gli ho messo delle fascette, gli ho fatto fare un bel girettino, una l'ho agganciata da una parte e una l'ho agganciata dall'altra. Ricordatevi, le batterie sono la prima cosa che dovete attaccare quando montate un mini impianto fotovoltaico sul camper. Il pannello solare è l'ultima cosa. Questo è quello che c'era sulle specifiche di questo modello. Di conseguenza io ho seguito questa linea e penso che anche per gli altri sia così. Non ne ho la certezza, cercate sempre le specifiche da colui che vi fornisce l'impianto fotovoltaico. Questo qui è un classico perché, vabbè, non mi interessa per la marca, comunque è un classico. Praticamente voi che cosa fate, ragazzi? Una volta che avete montato tutto quanto, lasciate stare la parte sotto che poi vi dico cos'è, una volta che voi avete montato tutto quanto dovete sempre cominciare dalla batteria 1, che sarebbe quella anteriore, quindi batteria motore. Una volta che avete collegato la batteria 1, non preoccupatevi, collegate la batteria 2. Normalmente sono protetti contro l'inversione di polarità, tutte queste belle cose. Poi io ho voluto fare qualcosa di carino, ho comprato questo display. Questo display semplicemente vi fa vedere la temperatura, c'è un orario che, vabbè, uno può usare o non usare, quello che arriva dal pannello solare. In questo momento, quindi siamo a gennaio, abbiamo 0,4 ampere, che è poca corrente, perché è poca come corrente, 50 e 50, perché io gli ho detto dai la metà dietro e la metà avanti, 17,2, 0,3 ampere, vedete quello che arriva.
semplicemente qui, questo qui è un optional che ti fa vedere tutto quello che è inerente a la carica, la non carica. Quando le luci sono accese vuol dire che sono in carica. Se c'è qualcosa tipo sovraccarica o altre cose, qualche possibile cortocircuito, la lucina a destra di charge si accende di rosso e diventa error. Con questi pulsanti potete guardare singolarmente ogni batteria in carica. Questa è la batteria 1, quindi motore, che ha ricevuto 84 ampere, non chiedetemi da quanto, 9 volt minimo, 17,1 volt massimo, ma penso che questi valori siano un po'... Io l'ho misurato e fa 12,8, quindi mi va bene col tester. Mi sposto sulla batteria GM, quella gialla che vi ho fatto vedere prima, la PowerSafe. Qui mi fa vedere 11,7 minimo, 15,6 massimo e poi mi fa vedere il voltaggio attuale. Vi posso garantire che da neofita di poco che faccio il full timer, vi posso garantire che con un pannello solare in ordine io mi sono salvato il viaggio quando ho avuto urgenza di tornare qui causa mamma che si è rotta il femore, voi lo sapete bene, guardate i video. Vi posso dire che mi ha salvato, avendo avuto l'alternatore che non funzionava più, col pannello solare che mi caricava le batterie io mi potevo muovere senza alternatore, cosa che comunque non potete fare se non avete tutto sistemato, nel senso, se l'alternatore non funziona e comunque la batteria rimane a terra, o cambiate batteria o dovete comunque cercare qualcuno che vi aiuti con un caricabatterie. Si può avere fortuna, però a volte non si trovano. Comunque, in questo modo qua voi vi garantirete non solo di avere sempre partenze, quindi batteria sempre carica, perché le batterie ho imparato che rimangono vive e durano tanti anni se comunque rimangono in carica perennemente.